Drammatico incidente mortale all'alba di oggi tra Caldogno e Maddalena di Vicenza in strada Lobbia, dove un'auto si è immersa nel torrente Orolo dopo essere finita fuori strada in prossimità di un ponticello. A morire sul colpo, intorno alle 6:15 di questa mattina, il conducente che viaggiava a bordo di una Opel Insignia di colore bianco. Si tratta di un giovane vicentino di età tra i 20 e i 25 anni e le cui generalità saranno rese note in seguito. Ferita in maniera grave, la ragazza di 25 anni è stata ancora in vita dai vigili del fuoco. È stata trasportata in codice rosso a San Bortolo, dove lotta in rianimazione assistita dal personale sanitario. Decisive per lei saranno le prossime ore. Avrebbe riportato contusioni serie nell'impatto senza mai perdere conoscenza e riuscendo a sopravvivere grazie all'ossigeno residuo nei pochi centimetri ancora disponibili, mentre l'abitacolo veniva allagato. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, ma non ci sarebbe il concorso di altri veicoli. In considerazione dell'orario in cui è avvenuto l'incidente, la prima ipotesi è quella del colpo di sonno alla guida.